questo, e quando finalmente fanno il premio Nobel, dice, ma io non so un po' la funzione del premio Nobel, non so vedere il premio Nobel. Però, i suoi libri di traduzione hanno un pregio raro, cioè c'è un libro nel libro, che proprio tutti e tre i libri sono sulle note, che sono la parte di quello che vi sta raccontando adesso, su una singola canzone. Questo c'è su quasi tutte le canzoni di questi libri, c'è su quasi tutte le canzoni di Bob Dylan. È un viaggio, e contemporaneamente adesso è un viaggio attraverso la vita dell'autore, è un viaggio attraverso la storia dell'America, vista attraverso la storia dell'americano, cangiante, perché Bob Dylan è stato tanti autori, volevo dire, forse il più accettato di tutti i cantautori americani. Tornando a tenere il cantautore che è quasi tutto interpretato di poeta, ma Silvia Songwriter, Song and Dance Man, scriverebbe lui, cazzone, anche di danza, e non soltanto le canzoni non usiamo. Chiedevo se volete un po', è vero, cioè, un po' di là nella luce della protesta, nella vulgata popolare, esattamente come il Ministero di Italia quando prima trovare un sinonimo con le petretine, nel film, ma negli articoli. In realtà è questa cosa, un punto, a questo punto, vedendo più di 50 anni di carriera, pari a un 5% del tempo speso da Dylan, già con tante aree change, iniziava a distaccarsi con Another Side, che è il suo quarto album, se non sono il 64, prendeva una distanza per aprire una poesia più pura, più astratta. Per arrivare poi, quest'anno ci avremo tanti cinquantesimi, ci avremo 50esimi di Sgt. Pepper, quello del primo album dei Pink Floyd, del primo album dei Doors. Nel 67 Dylan non fa teoricamente quasi nulla, se non alla fine dell'anno fa un disco che evoluziona tutto quello che aveva fatto prima, perché si è autoproclamato convalescente per lungo tempo, l'incidente motociclistico che si potrebbe anche inquadrare come insomma dietro angolare tutta una carriera. Dopo quello non solo non è più lo stesso di prima come musica e come testi, ma è anche un uomo che da, cioè, se vi ascoltate i live di Dylan degli anni 60, prima anni 60, vi sorprenderete se avete visto Dylan dal vivo adesso, che vedete un uomo ciarliero, divertente, che si dice battute da una canzone all'altra, che scherza con il pubblico, che non si ricorda un testo, allora si prende in giro da solo, rispetto a un niente personaggio che abbiamo adesso, spesso che non dice nulla, però ultimamente sto vedendo un video, mi sembra che forse con l'età si sta un po' riavvicinando, che quando parla nelle interviste, quando Scorsese ha fatto la sua video biografia, che Dylan ti chiacchiera, ti lascia sempre un po' così, ti dà un nome che ti mette lì, ti dice, ti racconta storie quando era ragazzino. E voglio dirti, dato l'autore, l'esegeta della poetica di Dylan e anche dei suoi testi, perché ho introdotto anche Tarantula, che è il devastante testo beat, più che beat, tra beat e joy, senza sapere dove inserirlo sulle indecifrabilità. William Barros, quindi è come dire che Finnegan Wake ha scritto William Barros, siamo la stessa punteggiatura di Finnegan Wake, cioè insomma, e le visioni di Barros. Ecco, l'ultimo anche Chronicles, che invece è in attesa di un secondo, speriamo, volume, l'autobiografia ufficiale di Dylan, che naturalmente non è un'autobiografia nel senso canonico, sono nato e poi va in ordine cronologico, assolutamente no, è un tratto astratto di se stesso, come ha fatto con tante canzoni. E come ti sei raccontato, traducendo a questi tanti Dylan che si incontravano durante il tuo cammino? Cioè, e il Dylan, queste canzoni della protesta e anche già, aspetta, ti chiedo perché, non so, il Dylan, gli americani credono womanizer, il Dylan seduttore, cioè il Dylan che comunque ha donne, un rapporto, cioè lui è dalla parte dei primi dischi, questa cosa del essere molto vicino ai movimenti civili, protesta, in copertina del suo secondo disco c'è in giro con la fidanzata, un'immagine molto bella. Poi ci sono canzoni molto dure come Nothing Twice, come Eden Baby, come La Valle di Guadalupe, praticamente questo effetto ascoltatore anche per la donna che l'ha portata. È un aspetto che mi è sempre interessato, questo, un po' la sua, se però le donne ci vengono in un po', non è più molto. Sono molte domande